Ok? Allora, stavo dicendo, abbiamo organizzato questa webcast pensando a tutti coloro come voi che chiaramente operano nel mondo dell'edilizia industriale e hanno necessità di andare a sviluppare dei modelli tridimensionali, non solo come fatto, diciamo, di rappresentazione, ma soprattutto per sviluppare disegni esecutivi di officina. E per questo scopo stiamo utilizzando la Building Design Suite, che è la suite di Autodesk, che permette sostanzialmente di andare a inglobare una serie di prodotti che spaziano appunto da Revit per quanto riguarda la modellazione in ambito BIM, fino ad arrivare al software di disegno esecutivo di officina. In questo caso oggi ci concentriamo sulla parte d'acciaio, tipo Autodesk Structural Detailing, ASD, che sostanzialmente permette di importare modelli Revit oppure modellare ex novo il modello all'interno del software stesso. L'ambiente grafico è AutoCAD, quindi noto a tutti voi, e questo ci permette appunto di, sviluppato il modello tridimensionale della nostra carpenteria metallica, potremo da questo estrapolare tutti i disegni di officina, dei singoli pezzi, le distinte di computo, i gruppi di montaggio, i saldati e tutto quello che ci serve, diciamo, per la produzione in cantiere della carpenteria stessa. C'è un altro software su cui andremo a focalizzarci oggi, che è il RecaP, che fa parte sempre della suite Autodesk, e questo ci permette di andare sostanzialmente a rilevare e a sviluppare rilievi laser scanner, e non solo, perché poi sono anche rilievi sviluppati attraverso l'ausilio di droni, quindi rilievi fotografici aerei, laddove ci sono situazioni di grosse superfici esterne da rilevare, potrebbero essere piazzali esterni, quindi per posizionare magari in maniera corretta i vari blocchi fabbricati, determinare le altezze, cioè andare a rilevare tutte quelle misure che magari da terra sarebbe difficile andare a rilevare, perché magari alcune zone sono inaccessibili, oppure proprio perché per la notevole estensione del manufatto, chiaramente necessita questo tipo di rilievo. Quindi l'Autodesk ha sviluppato questa tecnologia RecaP, che è un software desktop, e poi RecaP 360, che invece è un software cloud, che permette sostanzialmente di andare a coprire questa esigenza. La tecnologia laser scanner, ad esempio, è una tecnologia che è in voga da molti anni, che però spesso, cioè, chi ha ricevuto questo tipo di rilievo ha difficoltà a gestire all'interno di AutoCAD. Tengo a precisare che le attuali versioni di AutoCAD, quindi ad esempio la versione 2015, gestisce circa 20 miliardi di punti, a differenza delle versioni precedenti che gestiva 20 milioni di punti. Quindi la densità di rappresentazione delle nuvole all'interno di AutoCAD è diventata molto più spinta e molto più gestibile. Questo ci permette chiaramente di poter operare all'interno di un modello ibrido, diciamo, vettoriale e raster, perché la nuvola non è nient'altro che un raster tridimensionale, e di poter interagire quindi andando a misurare le geometrie e andando a posizionare i nostri manufatti all'interno degli involucri edilizi, dei capannoni stessi. Quindi questo è un grande vantaggio per tutti coloro come voi che si occupano, diciamo, di restituzione di modelli e che comunque devono interagire con l'ambiente che li accoglie sostanzialmente. Spesso abbiamo a che fare anche con degli ampliamenti e quindi abbiamo necessità di andare a rilevare con precisione queste informazioni. Tenete presente allora, innanzitutto parto con il software RecaP, magari ci focalizziamo intanto su questo. Allora, il software RecaP è una tecnologia molto innovativa, perché è molto user friendly, nel senso l'interfaccia è molto innovativa, non so se riconoscete anche un po' la forma delle icone di Windows 8, ed è stato il primo software di Autodesk che ha migrato questa tipologia di interfaccia. Allora, io adesso ho aperto una scansione, in questo caso non è una scansione laser scan, è una scansione aerea ottenuta da foto di drone, che chiaramente è stato gestito con un processo remoto di autopilota, e praticamente è stata determinata la posizione di partenza e di atterraggio. E attraverso dei software specifici, in questo caso Mission Planner, praticamente abbiamo realizzato una perimetrazione della zona da rilevare, e lui ha ottimizzato i percorsi durante il volo, in modo tale da ottenere diciamo, una densità di scatto tale che fosse sincronizzata con la velocità di navigazione dello strumento.
se andassimo a vedere, diciamo, la sequenza di foto, magari mi soffermo un attimo, qui abbiamo le foto sorgenti, faccio capire, poi alla fine sono normalissime foto scattate dal drone a circa 130 metri di quota. Ecco, queste sono la sequenza. Questa tipologia di foto viene gestita all'interno dell'ambiente Reca Foto, per ottenere una ortofoto, quindi una foto ortogonalizzata dall'alto, che ci permette sostanzialmente di vettorializzare poi gli ingombri dei capannoni, ad esempio. Questo potrebbe essere utilissimo appunto per rilevare degli ingombri. Se andassimo a verificare, ad esempio, la foto aerea, eccola qui. Vedete, questo è il mosaico, ad esempio, che abbiamo ottenuto dalla foto aerea. In automatico il software è andato a rimontare. Vabbè, poi queste sono una serie di diagrammi che ci definiscono le quote e la densità di scansione. Chiaramente poi le zone con maggiore densità, solitamente un oggetto deve essere fotografato da almeno 6 punti per essere restituito in una forma adeguata. E qui poi, tra l'altro, lo strumento ci dà anche una serie di parametri che ci permettono di controllare l'errore. Qui siamo nell'ordine di 5 mm, quindi è assolutamente accettabile. Ci sono dei punti a terra che vengono battuti con il software GPS, con lo strumento GPS, che ci permette di ricalibrare queste immagini georeferenziate rispetto alle coordinate geografiche. E quindi quello che otteniamo è, questi sono 6 punti battuti a terra su cui è stata ricalibrata la scansione, e questo è il risultato. Se andiamo, torniamo un attimo sulla nuvola, vi faccio vedere all'interno di Recap come la nuvola è stata sviluppata. Mettiamo la visualizzazione non con diciamo, le elevazioni, ma attraverso l'RGB, quindi la nuvola è stata colorata, i pixel della nuvola sono stati colorati con le foto, e quindi praticamente quello che otteniamo è un'immagine raster tridimensionale formata da milioni di punti molto densi, parliamo all'ordine di 20 punti al millimetro, poi dipende anche dalla densità di scansione, chiaramente, dall'estrapolazione che vado a fare dallo strumento. E questo ci ha permesso ad esempio di rilevare le coperture. Questo era utilissimo nel nostro caso per andare a calcolare le superfici, le pendenze delle falde, per andare poi a posizionare pannelli fotovoltaici. Vedete che noi all'interno del Recap un'operazione che possiamo fare, ad esempio, andiamo a misurare queste superfici, quindi si deve andare a misurare. Chiaramente il modello è perfettamente in scala e georeferenziato rispetto alle coordinate. Lo possiamo verificare attraverso il KMZ, che possiamo estrapolare per andare a verificare la sovrapposizione con Google Earth della porzione di cartografia rilevata, in questo caso stabilimento industriale. Vi faccio notare come la nostra ortofoto, quindi la nostra nuvola, sia andata a risovrapporre al modello Google Earth. Se io vado a spegnerlo, vedete, questa è la situazione antecedente l'intervento, e questa è la situazione post-intervento, dove praticamente vediamo già tutti i pannelli fotovoltaici posizionati, il piazzale, in questo caso vi faccio notare che è stato ultimato anche questo piazzale. Quindi questo tipo di risoluzione è utilissimo anche per avere una fotografia esbuilt, diciamo, di quello che si è realizzato. Quindi per andare a validare anche tutta una serie di informazioni. Quindi il rilievo fotografico è utilissimo per andare a rilevare grandi superfici. Vediamo invece come questo tipo di approccio lo possiamo applicare anche al rilievo laser scanner, che magari per voi potrebbe essere anche molto utile da utilizzare sugli interni. Allora, se andiamo, un attimo apro. Apriamo un volo dell'interno. Ok. Ecco, io adesso qui ho estrapolato un singolo blocco, diciamo, di quel capannone. Vi faccio notare che noi potremmo sostanzialmente attraverso il Recap anche navigare virtualmente diciamo, il nostro involucro. In questo caso è un rilievo laser scanner. Sugli interni chiaramente utilizziamo la scansione laser scanner.
E poi il risultato, vedete, alla fine è lo stesso, ci ottengo una nuvola di punti tridimensionale, spaziale, che ci permette di navigare virtualmente il nostro involucro. In questo caso la finalità era quella di andare a smontare una porzione di impianto, che era questo mezzanino, questi serbatoi, e andarci a posizionare un ulteriore mezzanino che dove al di sotto deve essere posizionato un macchinario. E quindi praticamente si è utilizzato il rilevo laser scanner proprio per andare ad evidenziare le problematiche di interferenza e gli ingombri reali di questo manufatto. Quindi abbiamo detto rilevo laser scanner, chiaramente Rega permette anche di montare più scansioni, tant'è vero che se va, e di fare la consultazione fotografica. Voi sapete che il laser scanner non è obbligato a fare tutta una sequenza di scansioni, lui fa anche delle foto a 360 gradi. Tant'è vero che io potrei passare, switchare, diciamo, dalla modalità di navigazione sulla nuvola direttamente a quella fotografica. Allora, apriamoci un attimo. Nuvola complessiva, ok. Questa zona. Ecco, qui ad esempio la finalità era quella di andare appunto a riprodurre questa e a validare, verificare questa struttura di passerella che vediamo qui attaccata ai serbatoi. Questo la vado a girare. Chiaramente questa è una situazione aerea, quindi insomma andare a misurare con i metodi tradizionali era particolarmente complesso. Quindi attraverso la nuvola noi abbiamo ricostruito il tridimensionale, da questo abbiamo fatto l'esecutivo. Qui la finalità in realtà era quella di andare a verificare questa struttura che negli anni era stata modificata e quindi chiaramente doveva essere validata e collaudata, quindi abbiamo dovuto rimodellarla partendo proprio dal rilievo laser scanner, da lì andando a verificare. Allora, passo al modello 3D, in questo caso apro il software Revit, che è il software BIM di Autodesk che permette di diciamo, lavorare su progetti edilizi e non solo, anche progetti di edilizia industriale. In questo caso abbiamo rimportato la nuvola poi una volta che la importo nel software di modellazione, potrò poi sezionarla e avere quindi tutti i riscontri che mi servono per la vettorizzazione. In questo caso vi faccio notare, questa è la nostra passerella. Ok, vado a caricare la nuvola. Chiaramente in questo caso vedete che la nuvola è stata sezionata per una questione chiaramente di gestione. Adesso vediamo quali sono le funzioni per poterle ottenere e sezionare all'interno di RecaP. Quindi vedete, questo è il lavoro che è stato fatto. Questa immagine ibrida è utilissima perché ci permette anche di fare un controllo di interferenze, ci permette di verificare la veridicità di quello che stiamo modellando rispetto all'ambiente reale e quindi verificare se magari ci sono delle modifiche da fare, le integrazioni, se queste sono compatibili o meno con l'ambiente. No, qualcuno mi dice che ha qualche leggero problema di audio. Chiaramente questo non dipende da noi ma dalla linea internet. Magari avete un sovraccarico della vostra rete internet che non vi permette di fruire perfettamente dell'audio. Vabbè, magari rallento un attimo i tempi così vediamo se con la linea un po' più lenta riuscite ad ascoltare, a seguire il filo. Allora, stavamo dicendo, quindi in questo caso come abbiamo fatto a sezionare la nuvola? Abbiamo detto che attraverso RecaP noi possiamo in qualsiasi momento decidere di andare che so, a sezionare una zona, selezionare una zona, in questo caso per quattro punti io prendo questa porzione di nuvola, la potrei isolare, mettiamo ad esempio regione 1, ecco, se vado attraverso questo gestore io posso andare a spegnere o accendere la visibilità di questa nuvola.
in questo caso ho isolato il pavimento e l'ho spento. Potrei fare la stessa cosa ad esempio sulle coperture, in questo caso mi danno fastidio, quindi vorrei andare a sezionare. Chiaramente l'immagine può essere anche ortogonalizzata, gli posso dire togli la prospettiva e metti l'ortogonale. Potrei andare a selezionare una porzione di nuvola creando un gruppo, copertura, sempre all'interno di RECAP. Puoi andare qui e andare a spegnere la visibilità di questa nuvola. Potrei andare a questo punto in pianta, isolare la zona che mi interessa, estrapolare. In questo caso io cosa ho fatto? Ho preso tutta questa porzione su cui è posizionata la mia passerella. Ok. L'ho creata come gruppo, serbatoi, ok. Potrei addirittura decidere di ritagliare tutto quello che è al di fuori da questa selezione, vedete? Ecco, questo elemento che io adesso ho isolato, lo posso semplicemente esportare e lui quello che otterrò sostanzialmente sarà un file, in questo caso un RCS, una nuvola di punti, e che conterrà solo questa porzione sostanzialmente, ed è quella che poi sono andato a importare nel software di modellazione. Quindi quando vado a inserire nuvola di punti io andrò a dire quale file RCP, RCS in questo caso dovrà importare, solo passerella, impianto 2, impianto 1 e così via, andando a isolare le varie porzioni. Chiaramente poi le nuvole che io andrò a ritagliare saranno georeferenziate una rispetto all'altra, quindi il posizionamento rispetto al fabbricato, quindi al capannone, sarà univoca. Se io ho rimontato le scansioni in maniera corretta, chiaramente all'interno di RECAP, e quindi una volta isolato questo elemento potrò procedere alla vettorializzazione. Questa stessa operazione, allora chiudo un attimo Software Revit, la posso andare a fare anche all'interno di AutoCAD. Abbiamo detto che nel nostro caso oggi andremo a concentrarci sul software Structural Detailing, quel software di restituzione di Autodesk, quando vado al disegno esecutivo di officina. Quindi AutoCAD Structural Detailing all'interno della suite permette proprio di fare questo tipo di ristruzione. Apro l'ambiente grafico, ok, perfetto. Allora, questa è l'interfaccia di ASD. L'inserimento della nuvola avverrà attraverso questa funzione, cioè inserisci e allega nuvola di punti, oppure apri RECAP per eventualmente andare a ritagliare altre zone, se mi interessa estrapolare altre zone. In questo caso con il comando allega vedete che i file sorgenti sono sempre gli stessi, RCS e RCP. L'RCP è il progetto RECAP nella sua interezza, l'RCS è la porzione di nuvola ritagliata. Quindi io potrei ad esempio importare una nuvola qualsiasi, magari vado ad aprire il mulino, poi vediamo magari qua un po' di funzioni di modellazione. Vado su gestione XRIF, un po' come gli XRIF, quindi i riferimenti esterni, per quanto riguarda i blocchi o i file DVG, io gestirò anche le nuvole. Vedete in questo caso la nuvola che io vado a importare è questa, quindi faccio ricarica nuvola di punti. Ecco, vi faccio notare che lui va a caricare all'interno di AutoCAD, e quindi in questo caso di SD, la nuvola scansionata, ritagliata. In questo caso ho isolato un singolo vano all'interno del quale devo andare a posizionare il mio mezzanino. Chiaramente adesso questa è la nuvola complessiva, un po' come ho fatto all'interno di RECAP. Io posso selezionare la nuvola attraverso la gestione delle nuvole di punti, in questo caso delle singole scansioni. Queste sono circa sono 5-6 scansioni. Vedete, io potrei andare a accendere o spegnere la visibilità di alcune porzioni di rilievo. È una, so, come fosse lo spegnimento e l'accensione di layer. Quindi AutoCAD già prevede queste funzionalità. Quindi io posso andare qui, accendere le scansioni, addirittura vengono riconosciute i raggruppamenti che ho fatto all'interno di RECAP. Quindi io potrei, avendo la nuvola complessiva, andare sulla vista 3D, vista assonometrica, potrei andare a isolare
porzioni di nuvola, spegnendo ad esempio la visibilità della copertura piuttosto che del pavimento. Vedete? Questa è l'operazione raggruppamento che ho fatto in terreno recap. Potrei andare a spegnere ad esempio il mezzanino, le apparecchiature che stanno qui sulla sinistra, e lasciare attivo solo l'involucro, quindi la stanza, all'interno del quale dovrò posizionare il mio mezzanino. Quindi vedete, io adesso se vado a fare una vista di qualsiasi tipo, che magari mi metto sulla vista laterale e vado a sezionare a una certa quota questa nuvola, basta selezionarle, posso all'interno di AutoCAD già ritagliare. Ad esempio a quota impalcato, devo andare a verificare gli ingombri, quindi vado qui, vado sulla vista diciamo dall'alto. Ok, ecco, vedete, io potrei andare proprio direttamente poi con gli snap di AutoCAD, perché poi in realtà sulla nuvola io ho la possibilità di snappare. Vi faccio notare, gli snap 3D, nuvola di punti, nodo. Quindi attivando questa opzione io avrò la possibilità addirittura di snappare sulla nuvola, vedete? Quindi potrei andare a misurare direttamente sulla nuvola gli ingombri reali. Vabbè, in questo caso mi prendo lo stile di quota che l'ho ottimizzato. Ok, devo fare 100. Sì, una cosa interessante potrebbe essere quella, ad esempio, andare a verificare i passaggi ai fini della sicurezza, cioè se ho gli spazi utili di manovra intorno al nostro mezzanino. Quindi abbiamo detto questo, per questo andiamo a modificare le proprietà, mettiamo uno stile di quota. Abbiamo 8,35 m. Chiaramente il nostro mezzanino avrà un ingombro diverso. Andiamo a snappare, è circa 5 metri e mezzo, e quindi abbiamo lo spazio sufficiente. Anche in altezza potremmo andare a verificare in che maniera. Noi potremmo adesso riselezionare la nuvola, annullare i ritagli, riaccendere la visibilità ad esempio del gruppo di copertura, che è la porzione di nuvola che avevamo spento, riaccendere i pavimenti, posizionarci su una vista in questo caso laterale, oppure no, direttamente dalla pianta. Selezioniamo la nuvola, la sezioniamo verticalmente, in prossimità chiaramente del nostro mezzanino, e a questo punto potremmo andare a posizionarci sulla vista frontale. Ok, vedete? Qui voi immaginate che qui sopra magari passano tutta una serie di tubazioni, canalizzazioni, chiaramente anche qui potrebbe essere utile andarla a rilevare. Con il laser scanner chiaramente l'utilità è proprio quella, andare a rilevare tutte quelle situazioni che in altro modo sarebbe difficile rilevare. Quindi situazioni aeree, là dove c'è un groviglio di tubi, di impianti che chiaramente per noi sono degli ingombri. In questo caso notiamo che qui sopra non abbiamo questo tipo di problematiche, quindi vediamo che qui dietro però c'è qualcosa, c'è un'apparecchiatura che tra l'altro. Quindi magari potremmo decidere di spostare più in avanti il nostro mezzanino, quindi potremmo andare qui, sposta. E chiaramente andando a fare questa operazione dovremmo verificare se poi rispetto al filo della tamponatura ci diamo una distanza a sufficienza. Un 1,20 m, quindi ok. Vabbè, questo era per quanto riguarda, diciamo, l'interazione che abbiamo con la nuvola. Vediamo invece velocemente qualche passaggio sulla modellazione proprio di l'estrapolazione dei segni d'officina di SD. SD chiaramente abbiamo detto all'interno della suite Building Design ci permette di fare il segno esecutivo d'officina all'interno di Autodesk. Le funzionalità sono racchiuse in queste tre tendine. Lui permette di fare il disegno di acciaio, cemento armato e il disegno di casseforme. In questo caso se andiamo sulla parte dell'acciaio, vedete che lui ha tutta una serie di profilati che noi possiamo andare a caricare dal suo database, chiaramente in base alle normative, in questo caso prendiamo le uni, scegliamo
scegliamo i profili di riferimento, che sono un po' quelli standard. Chiaramente potremmo creare anche pezzi specifici dell'utente. Se noi ad esempio volessimo andare a caricare un profilo particolare HA200, andiamo a caricare, a questo punto è disponibile e potremo utilizzarlo per fare qualsiasi componente, sia esso pilastro, trave, perché anche qui le famiglie sono componenti che noi possiamo andare a personalizzare. Se andiamo sulle preferenze, andiamo qui su preferenze progetto, ecco, visto le famiglie. Ecco, vedete, queste sono tutte le famiglie, noi potremmo crearne di nuove che ci identificano la nostra struttura. Questo è importante, diciamo, raggruppamento che andiamo a fare tra i profili e le famiglie, perché poi sono quelle che andranno a dare il prefisso automatico quando andremo a fare l'operazione di etichettatura, di pallinatura, diciamo, dei profili per la messa in tavola. Quindi se noi partiamo ad esempio da zero, proprio a creare una struttura, partiamo da un unifilare, far vedere qualche semplice passaggio. Scegliamo il profilo, abbiamo detto questo HA120, vorremmo, in questo caso adesso ho fatto proprio un unifilare veloce per capire anche la velocità di esecuzione. Ecco, vedete che il disegno è molto immediato, noi potremmo ad esempio allungare un profilo, accorciare un profilo, in qualsiasi momento basta che diamo un valore, ne so 100. Potremmo andare ad allungare un profilo una certa quantità, potremmo andarlo a aggiuntare attraverso un'operazione di questo tipo. Lui ci chiederà qual è la distanza tra i profili che vogliamo considerare, mettiamo, che so, 5 mm, perché poi dovranno essere saldati, e lui farà questo tipo di raccordo. In qualsiasi momento potremo selezionare il profilo. Allora un attimo che qui, ok, vado a chiudere questa interfaccia, perfetto. Qui. Ok, selezioniamo il profilo, vedete che nell'elenco di lavorazione qui sulla destra, sulla sinistra abbiamo sotto modello i due profili appena realizzati, che chiaramente non sono stati ancora pallinati, cioè la posizione non è stata ancora assegnata. Sono due, in questo caso vedete ho sbagliato la famiglia di appartenenza, quindi potrei in qualsiasi momento tornare a modificarla, applicando ad esempio le travi, stessa cosa facciamo sull'altro. Diciamo che appartiene alla categoria travi, questo era importante, abbiamo detto, per il posizionamento poi nella pallinatura. Ci sono delle lavorazioni che abbiamo applicato a questi pezzi e sono elencate qui. Vedete, qui c'è un taglio che noi potremmo in qualsiasi momento andare qui a rimuovere, ad esempio. Vedete che il profilo è stato riprodotto in questa maniera, potremmo fare la stessa cosa dall'altro lato e quindi ottenere i profili originari. Oppure potremmo andare a fare delle giunzioni particolari, qui c'è tutta una serie di macro, vi faccio notare, ad esempio potremmo fare un attacco di questo tipo tra questo profilo e questo profilo, chiaramente compaiono queste finestre che ci permettono di andare a impostare tutti i valori, per esempio la distanza di piatti rispetto all'ala, la distanza tra il profilo e l'anima. La posizione dei fori, il diametro dei fori, ad esempio potremmo andare a dimensionare le rondelle e così via. Chiaramente tutti questi profili, in questo caso piatti, potremmo andarli a questione potremmo salvarli come modello e utilizzare in altre situazioni. Chiaramente tutte queste impostazioni potremmo salvarle. Potremmo decidere che magari il profilo viene saldato al piatto o meno, qui diciamo il tipo di saldatura, ok. Applichiamo la lavorazione, vedete che lui ha effettuato in automatico questo tipo di lavorazione. Se andiamo su una modalità di visualizzazione, in questo caso concettuale, vabbè, adesso qui abbiamo poco spazio, vediamo che chiaramente l'attacco è un po'. Potremmo andare a cancellare questa tipologia di attacco, se no magari non è molto adeguato e potremmo utilizzarne un altro. Magari facciamo, ecco, un irrigidimento di questo tipo, quindi selezioniamo questi due profili, uno e due. Ok, diamo tutte le impostazioni, ovviamente ai piatti, alle saldature, ai bulloni. Ok, e quindi andiamo a fare questo tipo, vedete che lì in automatico ha effettuato tutte le lavorazioni sui singoli pezzi necessarie e ha creato dei nuovi pezzi che sono i piatti forati, quindi in effetti vedete qui abbiamo l'indicazione delle saldature, dei piatti, dei bulloni, le lamiere.
E di questo elemento, ad esempio, potremmo creare già un gruppo. Quindi andiamo su raggruppa, creiamo un gruppo di montaggio. Ok. In questo caso, in realtà, vabbè, il gruppo di montaggio dovrebbe essere questi due elementi, questo più questo. Ok, raggruppa, gruppo di montaggio. Ok. E poi magari facciamo questo piatto e questo profilo. Ok, raggruppiamo questi elementi. Perfetto. Andiamo su modifica. Ah, chiaramente questi pezzi non sono stati ancora etichettati, quindi se vado qui gli dico assegna posizione automatica. Lui in virtù della categoria dell'oggetto, quindi delle famiglie, gli darà il prefisso e una numerazione progressiva. Facendo così, ecco, vedete che lui mi ha etichettato già tutti i pezzi. Questi sono i gruppi di montaggio che vengono evidenziati. Potremo andare a posizionare, quindi a sostanzialmente impaginare questi pezzi. Allora, ad esempio la trave 3, che è formata da trave 1 e L3, il piatto 3, potremo andare a creare il documento. In questo caso il saldato, e qui potremmo preimpostare tutta una serie di layout per l'impaginazione, dove noi all'interno del quale andiamo a mettere tutte le liste che ci necessitano per la messa in tavola. Vedete che lui in automatico è andato a strapolare tutti quanti i pezzi, ha pallinato già tutto, ha messo le quote. Chiaramente poi potremmo comunque intervenire su queste liste, nel senso che se magari questa quota non si legge la possiamo prendere e spostare, cioè poi possiamo eventualmente aggiungere altre quote all'occorrenza. Cioè possiamo chiaramente su queste liste interagire. Potremmo crearci un layout, in questo caso andiamo sul layout 1, magari creiamoci il layout, ok, personalizzato. Andiamo a togliere, ecco, creiamoci un cartiglio formato A1 per esempio, e anche qui potremmo preimpostare già dei cartigli. Ecco, e su questo cartiglio potremmo aggiungere le nostre liste. In questo caso mettiamo la vista 3D, aggiungiamo questo dettaglio, la vista laterale, frontale quindi, e qui andiamo a crearci la nostra impaginazione. Chiaramente qui potremmo anche tirarci fuori un disegno automatico, quindi se riapro un attimo e chiudiamo un attimo questo file, ecco, riapriamoci quello con la nuvola, andiamo a spegnere la visibilità della nuvola, che in questo caso ci va solo ad appesantire le rigenerazioni, scarichiamo la nuvola, ci posizioniamo su una vista spaziale tridimensionale, ok. Allora, qui vediamo tutti i gruppi che sono stati creati, quindi pilastro 1, pilastro 2. Se io vado ad esempio sul gruppo pilastro 1 e gli dico creami in automatico, chiaramente questi gruppi sono stati già tutti quanti etichettati, sotto le posizioni, vedete, dei vari singoli pezzi. Man mano che noi selezioniamo il pezzo, lui ce lo evidenzia nel modello. Se vado su una posizione, se è pilastro 1, gli dico stampa automatica dell'officina. Allora lui dice c'è una lamiera, c'è un pilastro e c'è un saldato, ok. Chiaramente potremmo dire creami una tabella standard, dove io ho già preimpostato qui dei layout, quindi le viste che devono andare a finire in automatico sul layout. La scala deciderò quale utilizzare, in questo caso utilizzo un formato A1. La scala dei pezzi deve essere al 10, ok, genera, officina. Chiaramente mi chiede dove vado a mettere il file. Vabbè, lo mettiamo su D. Ok. Genera. Che lui va a generare tutte le viste e in automatico mi ha generato questa tavola. Quindi lui ha creato un layout chiamato pilastro 5. Ecco, vedete? E qui mi è andato a mettere tutti i singoli componenti. In questo caso c'è il pilastro, c'è la piastra di base, sono tutte le viste necessarie, in questo caso la vista sinistra, destra, laterale,
E poi mi ha messo anche la distinta dei pezzi, la lista di montaggio, dove praticamente avrò i singoli pezzi elencati, la tipologia, il materiale, il numero di pezzi simili, diciamo, la lunghezza dei singoli tratti, il peso unitario e il peso totale. Quindi questo pezzo complessivamente pesa 122,57 kg. Noi tra l'altro potremmo estrapolare anche da qui le nostre distinte per fare magari con i totali, vorremmo andare qui e dire, che ne so, fammi le liste di montaggio di tutti quanti i gruppi che ho nell'assieme, in questo caso è il mio mezzanino, e questo è tutto quanto la distinta, potremmo esportarlo in formato Excel, la distinta, mezzanino, ok, salva. Quindi al volo anche una distinta, diciamo, di computo dei vari gruppi, avendo addirittura anche il peso parziale e totale. E l'elenco dei pezzi che li compongono. Tra l'altro mi dice anche per i vari gruppi quanti parti simili ci sono. In questo caso un solo pezzo, in questo caso sono due pezzi, e così via. E quindi mi dà il parziale e poi alla fine il totale di tutta la struttura. Queste distinte poi vabbè potremmo rimportarle in AutoCAD senza problemi. Un'altra cosa molto utile da fare è quella, vedete che la tavola è andata a finire qui sull'elenco delle stampe, e questo insomma è utilissimo perché ci permetterà poi di andare a estrapolare, vado un attimo a aprire la cartella di commessa, questa. Ok, Lino. Ecco, vado ad aprire il file DST. Allora, io qui dentro che cosa ho posizionato? Avendo creato tutte le officine in maniera del tutto automatica, un attimo, parcheggiare un attimo questa finestra, ecco, vedete, io posso andare a scorrere attraverso questo browser, semplicemente il gruppo di fogli di AutoCAD, posso andare a scogliere le singole tavole di progetto. In questo caso, vabbè, poi sono inserite tutta una serie di note tecniche, per esempio la tabella dei materiali, il cartiglio, che io posso andare a inserire. Se torniamo un attimo sul DST, pilastro 1, ad esempio modulo 1, così lì vado ad aprire il disegno relativamente al modulo 1 e anche qui mi vado ad isolare questo elemento. Questo è un gruppo di montaggio che è stato automaticamente generato. Altre cose che posso fare, sempre dal gruppo di fogli, sarebbe utilissimo andare a creare questo tipo di listino. Io vorrei pubblicare il dato in formato PDF, in modo tale da consegnare, diciamo, in officina la stampa in PDF di tutte quante il quaderno d'officina. Quindi se apro il, sì, questo è il file, come vedete io ottengo un file multifoglio all'interno del quale praticamente ho tutte le viste che possono essere utili, in questo caso le viste 3D, le viste dei singoli pezzi, quindi assieme e sottoassieme. Potrei addirittura avere la distinta dei singoli componenti, sempre con la stessa logica. Io vado lì, stampa automatica. In questo caso, io l'ho fatto. Magari lo vediamo. L'ho fatto su un pilastro. Però immaginate di fare questa stessa operazione su un singolo pezzo. Se io, per esempio, vado sulla posizione, piatto L5, ok, dico stampa automatica, genera. Chiaramente, vado sulle stampe. Ecco qui L5. Ho aperto un sacco di cose. Sta caricando. Ah, eccolo qua. Che lui adesso sta creando l'officina del piatto 5. Chiaramente
Allora, io non devo fare questa operazione, cioè un elemento per volta, posso farlo andando a selezionare più elementi e facendo l'officina in simultanea di più componenti. Vado a chiudere. Ok. Eccolo qua. In questo caso, vabbè, avrei dovuto dirgli metterlo su un formato più piccolo. Vedete, questo è il piatto che è stato ritagliato. In questo caso è un piatto singolo. Chiaramente lui ha messo le due viste necessarie per la costruzione, quindi il piatto, la vista laterale e la vista frontale. Tutti questi disegni potrei estrapolarli come singoli DVG, abbiamo visto, oppure con, attraverso il gruppo di fogli, andare a raggruppare in un unico assieme. Addirittura possiamo creare il PDF dei singoli pezzi o di tutto quanto, diciamo, il manufatto organizzato per fogli. Chiaramente adesso non ci mettiamo a vedere le singole funzioni, le funzioni sono tante, foratura piuttosto che i vari attacchi, quindi se torno un attimo sul nostro mezzanino. Ok. Se volessimo inserire ad esempio un macchinario, diciamo, come riferimento esterno, lo andiamo a posizionare, gli accendiamo la nuvola e verifichiamo se gli ingombri sono compatibili. Magari questo oggetto potrebbe venire da CAD Meccanico Inventor, Autodesk Inventor, che è specifico per questo tipo di lavorazioni. Quindi potrei andare a posizionare questo elemento al di sotto del nostro mezzanino e verificare gli ingombri. Ok. Vabbè, dobbiamo spostarlo verticalmente. E qui c'è uno spostamento verticale di 1,80 m e 32 m. Andiamo a spostarlo. Ok, ecco, vediamo che lo spazio è sufficiente. Potremmo a questo punto riaccendere la nuvola e verificare la congruenza anche con questo elemento. Quindi vedete come i software poi dialogano, cioè tutto quello che riguarda la nuvola viene gestito da REGAP, quello che riguarda, diciamo, in questo caso la modellazione meccanica l'abbiamo affrontata all'interno di Autodesk Inventor, tutto ciò che riguarda la carpenteria metallica e ci serviva, diciamo, rappresentare per il disegno esecutivo d'officina, l'abbiamo realizzato in SD. Allora, anche qui potremo andare a realizzare la nostra sezione e verificare gli ingombri complessivi. Mettiamo in pianta. Anche la densità delle scansioni la andrò a ottimizzare secondo le mie esigenze. Se dovrò andare a rilevare impianti, ad esempio, ho necessità di fare una scansione molto densa perché avrò delle dimensioni ridotte da rilevare. Se devo andare a rilevare profili di una struttura metallica, è chiaro che potrò rendere meno densa la nuvola e quindi anche molto più leggera, molto più gestibile all'interno di AutoCAD. Dovrò poi calibrare di volta in volta, secondo le mie esigenze, questo elemento. Tra l'altro dentro Recap potrò anche sottocampionare una nuvola che magari è stata fatta una scansione eccessiva e quindi ridurla alle mie esigenze per rendere chiaramente poi più gestibile all'interno di altri. Vedete che adesso io ho lasciato accesa anche la
la struttura precedente per andare a verificare, per esempio, quanto è il dislivello tra quello che era il nostro mezzanino precedente e quello che è l'attuale. Se volessimo andarla a spegnere, come abbiamo visto precedentemente, basta selezionarla, questa nuvola, sulla gestione dei pugni, andare a spegnere la visibilità del mezzanino antecedente e così via. Tutta questa, diciamo, procedura la potremmo utilizzare anche per interventi di tipo edilizio. Non so, magari qualcuno di voi è capitato di lavorare all'Aquila per dei lavori di rinforzo e quant'altro, quindi noi potremmo con la stessa logica andare a importare ad esempio una nuvola di un manufatto edilizio storico e su quella andare a inserire elementi ad esempio di rinforzo. Apro questo file, per farvi capire, ecco qui io con la SD ho modellato dei profili e delle piastre, come vedete, in questo caso sono proprio delle catene. Se vado a inserire la nostra nuvola, posiziono la vista concettuale in modo tale che lui mi ombreggia la superficie e riesco a vederle meglio. Ecco, vedete? Questo dovrebbe essere utile anche per dimensionare e posizionare correttamente le piastre, verificare gli ingombri, se c'è compatibilità, insomma, se ci sono elementi di disturbo sul manufatto che potrebbero crearci dei problemi. Qui ad esempio notiamo che c'è questa discontinuità che probabilmente andrà rimossa. Quindi voglio dire, anche su interventi, diciamo, di tipo storico, interventi di tipo storico, si potrà intervenire con la stessa procedura. Anche qui, varie necessità. Allora, spegniamo un attimo questo file. Ok. Potremmo ad esempio prendere questa piastra, la raggruppare, questa è la piastra tipo. Gruppo di montaggio, ok, andiamo a pallinarla, perfetto. Qui puoi andare a creare, come ho visto precedentemente, il nostro disegno d'officina. In questo caso una lamiera. Questo magari è il singolo piatto, potremmo farlo dell'assieme e così via. Quindi, vabbè, ci sono domande, magari cominciamo, apriamo un attimo la chat. Oh, vi ricordo che in alto al centro dello schermo voi avete la possibilità di aprire una tendina che all'interno contiene la chat con cui potete interagire con me. Vediamo se ci sono delle domande. Oh, per quanto riguarda l'interruzione dell'audio, del video, dipende dalla linea internet di cui disponete, quindi su quello purtroppo non posso intervenire. Se avete qualche domanda, io adesso ho fatto una panoramica, insomma, abbastanza veloce su quelle che sono le possibilità che ci offre la suite Autodesk per quanto riguarda appunto la gestione del rilievo da laser scan o droni. Se
l'ottenimento di una nuvola di punti da cui estrapoliamo dati per la nostra progettazione di carpenteria metallica. Gli strumenti che abbiamo visto sono appunto Autodesk Recap, ASD, lo Structural Detailing, che è il software su piattaforma AutoCAD che permette il disegno esecutivo d'officina per quanto riguarda le carpenterie d'acciaio e non solo. Qualcuno di voi mi chiede se i rilievi che abbiamo visto sono stati ottenuti da foto o da video. Beh, il discorso del video può essere utile qualora magari vado a effettuare il rilievo con un drone tipo un quadricottero, ad esempio, che è pilotato solitamente a mano, quindi no, non vi è una sequenza di scatto molto regolare, quindi in quel caso conviene effettuare un video e poi dal video estrapolare i fotogrammi che servono per la restituzione. Tra l'altro apro anche una parentesi, vi faccio vedere velocemente anche il Recap 360, che è la piattaforma cloud di Autodesk, che permette sostanzialmente di riassemblare le foto ottenute dai droni per ottenere poi di fatto delle nuvole di punti, che poi insomma l'utilità l'abbiamo vista all'interno del Recap, permettono sostanzialmente di andare a rivettorializzare gli elementi. Allora, se adesso entro nel mio account, ecco, questa è l'interfaccia dell'ambiente cloud di restituzione. In questo caso vedete, direttamente da una decina di foto, fatte proprio con la macchietta fotografica da terra, è la restituzione di un ponte, di un pilone del ponte. Vedete che questo è un elemento tridimensionale, chiaramente nel momento in cui lo prendo e lo esporto, in realtà lui all'interno ha già la mesh, vedete? Questa mesh può essere esportata e importata come nuvola di punti all'interno di AutoCAD, ASD o Revit, oppure addirittura in Inventor, allora dovresti andare a fare una modellazione di tipo meccanico. Vi faccio vedere magari qualcosa di più attinente all'ambiente industriale. Sto rispondendo a questo. Ecco, anche qui. Questa è un'altra cosa molto interessante, cioè la scansione laser può essere condivisa attraverso questo ambiente per essere poi consultata. Quindi io praticamente potrei andare a... Allora, non stavo ancora aprendo. Ok. Vedete, io tra la consultazione della nuvola addirittura potrei attivare la visibilità delle foto. Queste sono le foto a 360 gradi che lo scanner ha effettuato durante il rilievo. E mi posso muovere sulle diverse scansioni, questa sorta di pianta, che mi permette di muovermi sulle diverse scansioni, che poi sono quelle elencate qui a destra, e quindi poi su queste foto andare a effettuare per esempio delle misurazioni. Quindi qua potrei andare a calcolare le distanze direttamente sulle foto. Tenete presente che io sto facendo una consultazione in cloud, quindi potrei condividere questo dato di rilievo con un mio collaboratore, magari è fuori sede, deve poter consultare questo dato direttamente in rete. Quindi questo è possibile farlo sempre da Recap, facendo una pubblicazione in cloud, diciamo, del rilievo stesso. Se vado un attimo a... Ok, allora il discorso dei droni l'ho riutilizzato anche per altri scopi, immaginate ad esempio rilievo di assi fluviali, per rilievo di frane, alluvioni, quindi è una tecnologia molto in voga anche in questo settore, tenete presente anche la protezione civile ne fa un largo uso, in questo caso con un volo di un quarto d'ora abbiamo rilevato circa 500 ettari di superficie, poi chiaramente abbiamo ritagliato la porzione che ci interessava. Però ecco, sono anche tempi di risposta molto immediati. Questo per esempio è l'impianto industriale che vedevamo in precedenza, in questo caso è la restituzione direttamente in cloud del rilievo. Allora, qui interessava, diciamo, andare a rilevare questa porzione, che poi bisognava calcolare le superfici che erano state asfaltate. Quindi anche qui è stato utilizzato, in questo caso, foto estrapolate da drone.
questo caso il volo del drone era un'ala fissa, quindi una sequenza sequenziale, diciamo, di scatto. Invece chiaramente altre tipologie di droni, tipo i quadricotteri e quant'altro, che non hanno l'autopilota, probabilmente è bene orientarsi con un discorso video. Quindi io faccio un video e estrapolo poi fotogrammi che mi servono per la ricostruzione, diciamo, di queste geometrie. Quindi vedete, questo per esempio è l'impianto che vedevamo in precedenza, pubblicato in cloud. Quindi anche qui potrò andare a effettuare la consultazione fotografica muovendomi su diverse scansioni, sono state rimontate in RECAP, e attraverso appunto il RECAP 360, il sistema cloud, io posso andare a navigare in rilievo, quindi effettuare ad esempio anche qui misurazione e quant'altro.